Salve. Salve a tutti. Parlerei per tutti? Sì. Va bene, intanto dunque, quello che noi abbiamo, anzitutto la delegazione era formata da radicali italiani, io sono il tesoriere nazionale di Radicali Italiani, Valerio Federico, Roberto Sartori di Fondazione Exodus, e siamo stati accompagnati da altri due collaboratori. Questo è un carcere che ha diversi punti critici. Naturalmente quello che da radicali stiamo portando avanti è la segnalazione alla cittadinanza che questi sono luoghi di illegalità. Sono luoghi di illegalità dove dunque non sono previste solo le pene che i detenuti devono scontare, ma è previsto che i detenuti debbano scontare una pena supplementare, un'altra pena dovuta all'illegalità. Quando parlo di illegalità parlo di regolamento penitenziario. Ecco, il regolamento penitenziario nelle carceri italiane e in questo carcere viene considerato carta straccia. Quindi io adesso strappo una copia di regolamento penitenziario, perché il regolamento penitenziario in questi luoghi non viene rispettato. Ecco, lei a cosa si riferisce? Per esempio, qua c'era stata una protesta anche sulle telefonate straordinarie, i detenuti avevano fatto una protesta perché gli erano negate. Sì, una delle tante cose che non funziona è che non vengono messi nella condizione di comunicare con i loro familiari, soprattutto all'estero, perché più della metà della popolazione carceraria di Como è extracomunitaria. Lei diceva giustamente, questa non è una cosa spettacolare. No, non è una cosa spettacolare. Regolamento penitenziario non è rispettato in moltissime parti. Tanto per iniziare, per quanto riguarda le celle, voi sapete che è previsto uno spazio, o comunque la sentenza Torreggiani prevede che ci sia uno spazio di almeno 3 metri quadri al netto del mobilio, quindi dei letti, eccetera. Anche in alcune celle di questo carcere, quando i detenuti sono 3 e in alcuni casi 2, questo spazio non viene rispettato. In realtà la sentenza Torreggiani non dice che 3 metri sono sufficienti, dice che sotto i 3 metri si tratta di tortura, ma come dice il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, devono essere almeno 7 metri e questo non è rispettato da parte di praticamente nessun carcere in Italia, comunque non certamente in questo. Il punto è che l'ordinamento penitenziario, quello che io ho appena strappato, prevede che ci sia un detenuto per ogni singola cella. Basta. Questo lo prevede il nostro ordinamento penitenziario, in vigore da 40 anni, modificato nel 2000. Sempre il nostro ordinamento penitenziario prevede, ad esempio, che la doccia e quindi tutti gli accessori venga prevista in un locale almeno annesso alla cella, alla cosiddetta camera. Noi preferiamo chiamarla cella. Bene, naturalmente non ci sono le docce annesse. Le docce sono 2, 3 per 50, 60 detenuti e sono separate dalle celle. E sempre il nostro ordinamento penitenziario prevede, ad esempio, figuratevi, che ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato all'internato è assicurato il lavoro. Bene, questo è una delle carceri, questo forse è il principale punto debole di questo istituto penitenziario, dove non si lavora. Sono tra i 50 e i 60 i detenuti su 365, adesso vi dico il numero esatto, 367, lavorano 50-60 detenuti internamente e solo 2 esternamente. Tre. Giusto, no? Sergio, mi pare. Un esterno e 3. Un esterno? Sì. 3, diciamo. 3, comunque 3 detenuti lavorano, diciamo, esternamente, quindi non si è creato alcun tipo di rete di contatti tra la società, tra le imprese, le cooperative e il carcere, e qui nessuno lavora. La nostra Costituzione prevede la rieducazione. La rieducazione senza lavoro, con una formazione scarsa e con condizioni di vita come queste è impossibile. Quindi naturalmente anche non solo l'ordinamento penitenziario da me strappato, ma anche la Costituzione è pienamente violata. Ma voi farete adesso un resoconto al provveditore delle carceri? Perché c'era già un'attenzione particolare dopo i 3 suicidi che si sono
verificati nel giro di pochi mesi, di due mesi. Sì, ecco, noi non vorremmo tanto per iniziare che l'attenzione particolare ci sia nelle carceri quando ci sono delle persone che si suicidano. Naturalmente noi siamo sempre, da sempre attenti alla situazione delle carceri e in contatto col provveditorato, quindi naturalmente noi faremo una relazione dettagliata su quello che abbiamo trovato in questo carcere, così come facciamo per la verità su tutte le carceri, come sapete. Quindi voglio segnalare alcune altre criticità. Una è quella che i magistrati di sorveglianza, questo in generale in Italia, un po' troppo spesso non vengono e non visitano le carceri, o comunque vengono raramente, ed è una delle loro funzioni. È vero, sono pochi, ma non è credo una giustificazione questa. Abbiamo 5 educatori per 367, vi dicevo, detenuti presenti. Allora, la rieducazione la si fa anche attraverso gli educatori. Ebbene, gli educatori sono pochissimi e non hanno, quindi, quasi mai, come dire, spazio e tempo di occuparsi dei detenuti. Ci sono 3 psicologi. E questo è quasi un dato positivo rispetto ad altre carceri. Naturalmente quello che ci è stato segnalato da molti detenuti è che sia nel caso di richiesta di farmaci, che richiesta di visite, che richiesta di incontri con gli psicologi, le loro domande sono quasi sempre o spesso in evase, naturalmente, perché naturalmente non c'è sufficiente apporto da parte di 5 psicologi e 3 psicologhi e 5 educatori, naturalmente, per le varie esigenze. Io voglio dire un'ultima cosa, poi naturalmente seguito delle vostre domande, prima di dare la parola a Fondazione Exodus, a Roberto Sartori, che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura dice una cosa molto importante, dice che la combinazione, questo è naturalmente un documento ufficiale, un rapporto ufficiale del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, quando c'è una combinazione di sovraffollamento, e qua ci sono 367 detenuti e gli spazi diciamo utilizzabili effettivi sono 200, quindi abbiamo un tasso di sovraffollamento del 180%, quindi c'è il sovraffollamento. Bene, combinazione Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, combinazione di sovraffollamento, regime povero di attività in questo carcere sostanzialmente non si lavora e sono pochi quelli che partecipano ai corsi, qualche corso di formazione c'è ma c'è poca partecipazione. E infine inadeguato accesso al gabinetto, le docce non ci sono nelle camere, che la combinazione di questi fattori può risultare estremamente nocivo per i detenuti e naturalmente violare l'obiettivo, come dire, della Costituzione italiana, che è quello di rieducare i detenuti. Quindi se volete, tanto non so se vuoi prima dire qualcosa tu e poi vediamo le domande. Noi veniamo, come Fondazione Exodus, lavoriamo nelle carceri, lavoriamo innanzitutto con la voglia di portare qualcosa di significativo dal punto di vista educativo e soprattutto che sia poi un passaggio a uno stato non più detentivo, magari anche di pena alternativa, con un preciso progetto educativo e di reinserimento sociale e lavorativo. La situazione di questo carcere non è che sia differente da tanti altri carceri, forse un po' meglio per certi aspetti, o meno bene per certi altri, comunque in generale è un carcere come si vedono da Mazzara del Vallo per arrivare in Alta Val Chiavenna. Ma perché l'avete scelto? Ma io mi sono accodato a loro e sono venuto volentieri perché ho collaborato diverse volte con questo carcere e ho collaborato diverse volte con la direttrice attuale di questo carcere, di cui ho un ottimo ricordo, perché quando ero la vice direttrice del carcere sia di Busto Arsizio che di Milano, abbiamo collaborato e abbiamo anche trattato casi difficili che si sono poi verificati anche di successi. No? La direttrice non vi ha ricevuto? Non c'era. Ma è stata no, perché questa direzione è molto contestata anche dai sindacati di polizia penitenziaria. Non lo so, non mi interessa poco, anche comunque
Io conosco la persona e posso dire che mi sono trovato bene lavorando con lei. La direttrice ci ha dato tutta la disponibilità di incontrarci dopo la visita, non poteva oggi, non c'è stato nessuno. No, quello che invece volevo rimarcare è che non c'era nessun educatore. Io faccio l'educatore di lavoro e sono qui, anche se era con i figli a casa e compagnia. Utilizzata una volta, l'ultima volta, quella volta, sono passati più di 20 anni ed è in completo disuso e in 20 anni non si è riuscito. L'amministrazione del carcere, gli enti locali, nessuno è riuscito a recuperare questa struttura che ormai cade in disuso e questi sono soldi dei contribuenti buttati al vento. Io voglio segnalare un altro aspetto gravissimo che non riguarda l'amministrazione, strettamente l'amministrazione carceraria. Noi abbiamo avuto di nuovo la conferma, e non è la prima volta, che negli ultimi mesi dell'anno, novembre-dicembre, aumentano gli arresti. Cioè gli arresti vengono concentrati nell'ultima parte dell'anno perché si arriva nella direzione, diciamo, vicino al budget finale, per cui i posti di polizia devono presentare poi dei resoconti con un determinato numero di arresti, anche per giustificare naturalmente il numero dei poliziotti, la capienza, la loro attività, e quindi si arriva verso la fine dell'anno e chissà perché aumentano gli arresti. E questa noi la riteniamo una cosa gravissima: le persone si arrestano quando bisogna arrestarle, quando bisogna allontanarle. E bisogna non le si arrestano nei periodi dell'anno per dare seguito a budget previsti. E veramente l'ultima cosa, un esempio concreto: ci è stato detto che una persona, una donna, per un reato assolutamente minimo, tanto è vero che poi non ha più fatto giorni di galera, questa persona è stata arrestata, poteva tranquillamente, lei, la persona non lo sapeva, rifarsi naturalmente all'ordinamento e alle leggi che gli avrebbero permesso di sospendere l'esecuzione della pena. Naturalmente non è che le persone sono così informate o possono accedere a un avvocato. Questa donna è stata arrestata, tenuta qua una settimana con una bambina o un bambino, mi pare, di un anno, con un bambino di un anno, una settimana, naturalmente da quel momento è andata a rubare per fame, esatto, e dopo, naturalmente, dopo questa settimana questa donna non è più stato, naturalmente, e non farà più un giorno di carcere. E questo naturalmente solo perché evidentemente in questo caso ci sono delle responsabilità, non è stata aiutata a informarsi naturalmente che bastava fare un ricorso naturalmente e avrebbe potuto evitare questa pena. Quindi queste sono altre criticità. Vogliamo dire una cosa positiva? Una cosa positiva è non solo la disponibilità degli agenti e della direttrice, qualche miglioramento c'è stato, soprattutto il sovraffollamento è importante ma è molto minore rispetto a quello di un paio d'anni fa. Un aspetto positivo è l'utilizzo di questo sistema della sorveglianza, cosiddetta sorveglianza dinamica, cioè 5 sezioni su 7 sono aperte per oltre 10 ore al giorno e dove quindi i detenuti possono liberamente, come dire, circolare negli spazi aperti. Va bene. Grazie. Grazie a voi.